in compagnia del professor Fabio Verna, ma in veste anche e soprattutto di presidente onorario del cantiere. Noi vorremmo a caldo un commento intanto su questa giornata dedicata ad arte e bellezza, che ha avuto due soli interventi declinati al maschile e gli altri sei tutti al femminile. Allora, è vero, la bellezza è donna? La bellezza non ha sesso. La bellezza è sicuramente declinata al femminile, viene meglio, ma esiste una bellezza maschile ed esiste una bellezza dell'arte ed esistono tanti tipi di bellezza, esiste la bellezza dell'animo per esempio. La giornata è stata perfetta, le signore del cantiere non brave, bravissime, i fanciulli, io sono il vecchietto, ma i fanciulli del cantiere hanno fatto con gioia un passo indietro perché oggi giustamente lo spazio era tutto vostro. Per cui siamo assolutamente lieti di avervi applaudito, ascoltato, ammirato. Io personalmente vorrei aggiungere una cosa. La festa della donna per me è 365 giorni l'anno e per gli uomini veri, gli uomini all'antica, gli uomini d'altri tempi, gli uomini con le spalle larghe, festeggiamo voi donne sempre. Poi, siccome gli uomini siamo anche umani, possiamo avere un momento di debolezza, un momento di defiance, ma cerchiamo di rifarci. Professore, una domanda che esula dalle sue competenze di natura economica, ma arriverò anche lì. Secondo lei, come mai nelle favole il principe azzurro è sempre solo il principe azzurro, mentre le principesse hanno dei nomi, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata, Biancaneve? Invece il principe è sempre il principe azzurro. Ma c'è una battuta che dice, se non trovi quello giusto, prendine una casa e dipingicelo di azzurro, per cui probabilmente la risposta è questa. Io non scrivo le favole, scrivo libri di economia, per cui... Molto bene, mi interessava il gusto per la battuta che ha il professor Verna, oltre che l'esperienza nel suo campo di competenza. E allora, da più parti, negli interventi che ci sono stati questa sera, si è detto che in qualche modo la rinascita politica, intesa come senso nuovo di fiducia dei cittadini nei confronti della buona politica e del buon governo, che mancano da troppo tempo, potrebbe essere prossima grazie alla riscoperta dell'arte e della bellezza di cui il nostro paese è ricco. Ma aggiungo, attraverso l'arte e la bellezza riusciremo anche a fare economia? A muovere qualcosa in più? Ma io ho sempre sostenuto che il petrolio italiano sta nei nostri musei. Noi non sappiamo sfruttare quelle che sono le più belle bellezze paesaggistiche del mondo, una serie di musei a cielo aperto che abbiamo, oltre ai musei ufficiali. Io non sto pensando alle grandi gallerie di cui il nostro paese dispone, ma sto pensando proprio a tutte aree, dalla Valle dei Templi in Sicilia al Colosseo di Roma, ma su tutto il territorio nazionale abbiamo degli elementi di arte, di storia, di antichità da recuperare ed esporre. Forse proprio perché ne abbiamo talmente tanti non ce li vendiamo bene, avendo una grande abbondanza di opere d'arte. Ricordo che siamo stati censiti a livello internazionale come i depositari del 60% delle opere d'arte del mondo. Non riusciamo a far confluire il turismo, non riusciamo ad attrarre, non abbiamo quelle organizzazioni di servizio a tutto ciò. Anzi, devo criticare il nostro governo come fatto generale, ma anche i nostri cittadini, perché spesso sviliamo le nostre opere d'arte. Sono stati degli scempi, Pompei in questo momento piange, fa piangere il cuore, immaginare che una città completa con 2000 anni di storia stia andando in decadimento perché non vengono posti in salvaguardia e sistemati una serie di reperti archeologici importantissimi, è un fatto gravissimo. Gravissimo per la cultura dell'umanità, ma gravissimo per l'economia delle casse italiane, perché comunque attrarre turismo a Pompei vuol dire far girare anche la nostra economia. Io ringrazio il professor Verna, noi continuiamo, abbiamo ancora un intervento, un relatore che è venuto apposta da Torino a Roma per relazionare su arte e bellezza.